Anita Pelaggi, Coordinamento Nazionale Precari Scuola, siete di nuovo in piazza Montecitorio dopo pochi giorni dall'ultima manifestazione. Quali speranze avete su questi emendamenti che sono in fase di votazione in quinta commissione? Allora sì, buongiorno. Noi stiamo aspettando intanto di farci ricevere come delegazione in Commissione Cultura, ma mi sembra che al momento si sta temporeggiando. Noi vogliamo delle risposte e stiamo sperando con i fatti che vengono almeno votati gli emendamenti che sono stati presentati nelle ultime settimane. È un brutto segnale che stanno temporeggiando per accogliervi. Beh, penso che quando scende in piazza una categoria che è quella dei docenti precari sfruttati, viene da tutte le parti d'Italia in un momento così difficile, dopo un anno così devastante, una commissione temporeggia nel riceverle le domande, insomma, delle risposte ce le dobbiamo dare. Quindi noi c'erano i politici in piazza alla manifestazione del 9 giugno, non è stato un buon segnale quindi? Allora, io penso che la politica debba in maniera compatta risolvere le questioni. Noi non possiamo sperare che il singolo individuo, per quanto possa avere una buona volontà, possa risolvere tutto. La situazione è emergenziale nelle scuole. Io penso che ormai la politica, il governo sappia benissimo di che cosa stiamo parlando. Manca la volontà e questo ci sta facendo veramente, ci sta deludendo, ci sta facendo arrabbiare. Si sta giocando con la vita dei docenti, con la vita anche degli studenti. Noi abbiamo bisogno di essere stabilizzati perché crediamo che soprattutto dopo 2 anni, quelli che stiamo vivendo, 2 anni così devastanti, è vergognoso che un governo non ritenga urgente stabilizzare chi comunque nelle scuole è stato sempre presente, in pandemia, a distanza, in presenza, in sicurezza, senza sicurezza. Noi ci siamo sempre stati con i nostri alunni, quindi noi siamo idonei all'insegnamento. Se abbiamo ancora il dubbio, se hanno ancora il dubbio che noi non siamo idonei all'insegnamento, lo dicessero precisamente e prenderemo provvedimenti come docenti, perché non è possibile che un docente che viene nominato in nome e per conto dello Stato debba ancora giustificarsi e non trovare quel ruolo stabilito per legge che gli si deve riconoscere.